Domanda è: perché? Cioè, a che pro? Che ci interessa ascoltare in maniera attiva una persona? Per una comunicazione efficace, cioè, che vuol dire? Per non dare giudizi. Che ci serve ascoltare in maniera attiva una persona? Riuscire a condividerla, cioè quindi a condividere le sensazioni o i problemi che magari c'ha, ok? Essere aperti, entrare in empatia. Quello è più il mezzo attraverso il quale possiamo ascoltare attivamente. Però mi interessa capire, cioè a che pro? Perché ci dobbiamo impegnare a fare magari qualcosa di diverso? Poi eventualmente per cambiare qualcosa. Allora, un po' tutto quello che abbiamo detto, cioè di fatto ci serve ascoltare in maniera attiva per due motivi particolari. Primo, investire sulla relazione. Perché se io sono di fronte a una persona che mi ascolta in modo attivo, e adesso vediamo che cosa vuol dire, in modo partecipato, probabilmente la sentirò anche più vicina. Non pensiamo soltanto agli esempi in cui arriviamo lì con un nostro problema e quindi sento la mia amica vicina, anche, ma da collega, vado dalla mia collega, tra l'altro ho poco tempo, le comunico qualcosa e ci sono volte in cui mi sento più ascoltata rispetto alle volte in cui sembra che quello che ho detto casca un po' nel vuoto. Ok, la sensazione dovrebbe essere quella, quindi trovare il modo di fare qualcosa, ascoltare in un certo modo, per poter far prima di tutto sentire l'altro più ascoltato. Cioè noi il messaggio ti sto ascoltando, dobbiamo arrivare a dirglielo, a comunicarglielo, non a dirglielo, a comunicarglielo, a farglielo arrivare. In questo, a volte anche dicendoglielo, e anche non dicendoglielo, entrambe, ci mettiamo, perché l'insalata solo, che ne so, insalata così, verde, punto, scondita, guarda, ci puoi condire come, tra l'altro mica piace a tutti allo stesso modo, qualcuno piace l'aceto, qualcuno aceto balsamico, qualcuno è un po' più vizioso la glassa di aceto balsamico, c'ho una fame. Quindi, investire sulla relazione. L'altro motivo che ci spinge ad ascoltare in maniera attiva chi abbiamo di fronte, e anche proprio raccogliere informazioni. Cioè, se io ti sto ascoltando, è perché davvero mi interessa quello che mi dici. E probabilmente, anzi, tolgo il probabilmente, faccio un passo indietro e vi dico, quando quei due tipi che guardavano come lavoravano i loro modelli, si erano accorti che loro, gli psicoterapeuti, facevano poco. Cioè, nel senso, diciamo che non aggiungevano nessuna soluzione, ma le soluzioni che poi proponevano, praticamente gliele dicevano i pazienti stessi. La soluzione con un genitore, probabilmente te la comunica, magari non in maniera diretta, ma il genitore stesso. Il modo migliore di intervenire con un bambino, con una classe intera, te lo dice il bambino stesso, la classe intera stessa, perché se siamo di fronte a un problema, l'esperto del problema non sei tu, che hai il compito, il dovere, la responsabilità di intervenire su questo problema, ma l'esperto è chi lo vive quel problema, no? Cioè il vero esperto del problema, quello che riesce a farlo funzionare il problema, non sei tu, perché mica lo stai vivendo tu il problema, è la persona che è venuta lì con quel problema, d'accordo? Quindi in realtà noi non dobbiamo fare tanto un lavoro di scoperta, non di invenzione. Per scoprire bene dobbiamo ascoltare, perché sennò tante informazioni ci passano sotto al naso e proprio non le percepiamo, oppure non vengono fuori perché non stiamo ascoltando in maniera attiva. Quindi investiamo sulla relazione e raccogliamo informazioni. Per questo ci serve l'ascolto attivo. Vediamo come si fa. D'accordo?